Ciao a tutti. Di nuovo oggi parliamo, per l'ultima volta, ve lo prometto, di importazione. Ho preso in rassegna nelle precedenti lezioni un po' tutti i tipi di file che possono essere importati. C'è un'altra cosa che può essere importata all'interno di un progetto, e cioè un altro progetto. Cioè, un progetto di After Effects può essere importato dentro un altro progetto. Vediamo come si fa. È molto semplice, il sistema è sempre quello: doppio clic nella finestra di progetto, vado questa volta a selezionare un file di progetto, per esempio, ok, questo progetto qua, tutorial effetto molla. Lo seleziono, non devo specificare nulla, basta che lo seleziono e lo apro. Cosa fa After Effects? Mi crea una cartella con lo stesso nome del progetto che voglio importare e dentro questa cartella c'è tutto ciò che stava in quel progetto. In questo caso ci sono dei file importati in quel progetto e li vedo in questo progetto. Ci sono delle composizioni che non sappiamo ancora cosa sono e io di questo progetto posso tenermi quello che voglio qui. Per esempio, io magari in questo progetto ero interessato a tenermi la composizione pacco regalo, solo questa, per cui questa la tiro fuori dalla cartella, eccolo qua, questa è la composizione pacco regalo che se vado a vedere contiene un'animazione già fatta. Questo è tutto ciò che devo fare per potermi importare un altro progetto all'interno di un progetto aperto. Poi sta a me decidere se mi voglio tenere tutto il contenuto di questa cartella oppure no. Ciò che mi serve lo tengo e ciò che non mi serve lo posso eliminare da qui. Adesso magari non lo faccio, però mi tengo tutto il contenuto della cartella. Per cui per importare un progetto all'interno di un altro progetto, come avete visto, è semplice, doppio clic, si seleziona il progetto e lo si importa. Semplicissimo. E questa era l'ultima cosa per quanto riguarda l'importazione. Ciao, alla prossima.